dibattito della nostra festa, la nostra prima festa regionale dei Giovani Democratici d'Abruzzo. Ieri, con tanti sforzi organizzativi, tantissimi impegni e tanta passione dell'organizzazione giovanile abruzzese, abbiamo inaugurato alla grandissima, mi verrebbe da dire, l'inizio di una 3 giorni importante per la regione e per questa città. Ieri abbiamo iniziato discutendo di Abruzzo, provando a capire quali fossero le politiche in campo che la regione Abruzzo stava mettendo in campo e quali erano, secondo noi, quali sono le prospettive per avere una regione più virtuosa, più propositiva e più anche vicina, diciamo, al mondo, no? Alla nuova generazione, mettiamola così. Allora, insieme a noi sono stati presenti il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, alcuni assessori regionali, penso a Marinella Sclocco, Silvia Palucci, a Camillo D'Alessandro, alla bravissima Raffaella Nardi, che con noi ha, diciamo, moderato il primo dibattito con tanta emozione. Volevo dire poi che a seguire, alle ore 21, abbiamo discusso di referendum costituzionale, un tema ostico, lo sappiamo tutti quanti, c'è un dibattito in corso, diciamo, ampissimo, un dibattito anche, diciamo, inusuale quasi alle feste dell'Unità del Partito Democratico, perché noi abbiamo deciso di organizzarlo in modo diverso, ovvero a più voci. Abbiamo messo in campo, sul palco, una fazione per il sì e una fazione per il no. C'erano dirigenti politici da entrambe le parti e costituzionalisti da una parte e dall'altra. È stato un dibattito interessante, molto 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 partecipato. Questo ci ha fatto contenti, è stato anche un dibattito dinamico, che è quello che spesso manca alle nostre feste del partito. Quindi vogliamo essere d'esempio anche in questo senso. Questo pomeriggio invece abbiamo deciso di toccare il tema dell'Europa, un tema ampissimo, e abbiamo deciso di parlare di questo, discutere di questo con tre amici, inizio da Massimo Palucci, che ormai è di casa in questa regione, in questa città, e alla bravissima, per me, diciamo, una scoperta, Elena Gentile, che ho conosciuto in questi mesi, e devo dire che è stata una conoscenza veramente bella, e dopo la sentirete parlare per bene, e la meravigliosa Caterina Cerroni, responsabile Europa dei Giovani Democratici, che dirà anche lei la sua su questo ampissimo tema. Io volevo dire veramente due parole di apertura. Voglio partire da un dato che è quello che nel Regno Unito il 51% degli inglesi, diciamo, ha scelto di lasciare l'Unione Europea. Sono state tante le conseguenze economiche, ma ancora di più sono state tante le conseguenze politiche. Abbiamo avuto la dimostrazione di avere un'Europa fragile, un progetto debole, debolissimo di Europa, dove chiunque, come un sistema di porte, diciamo, scorrevoli, chiunque può uscire quando vuole, con il rischio, appunto, di emulazione da parte di altri paesi euroscettici. Aumenta così, in questo caso, per questo motivo aumenta l'ascesa dei movimenti populisti attraverso una campagna referendaria fondata sulla paura. Questo sta accadendo ovunque e purtroppo sta accadendo anche nel nostro paese. Certo, al Regno Unito è mancato il coraggio di restare, ma possiamo anche dire che all'Europa è mancato il coraggio di immaginarsi veramente federale. Nella convinzione che l'Unione Europea, diciamo, vive uno dei suoi momenti più brutti della sua storia, più bui, ci auguriamo che non sia destinata a tradire il sogno di un'integrazione politica, e porteremo nel socialismo europeo la lotta per rendere l'Europa un luogo di giustizia, un luogo di solidarietà, un modello di Stato, diciamo, sociale prima che di progresso economico. Io voglio subito dare la parola a Caterina Cerroni, a seguire i nostri eurodeputati, e vorrei chiedere loro di provare a, soprattutto ai nostri due eurodeputati, provare a spiegarci quello che
i nostri eurodeputati stanno facendo in Parlamento, che stanno facendo tante cose, purtroppo spesso non arrivano nei territori. Questa è un'occasione anche per, diciamo, capire e ascoltare quello che Elena e Massimo stanno facendo a Bruxelles e provare a farci capire come questa Europa può migliorare, come questa Europa può essere più vicina agli studenti europei, alla generazione Erasmus, a chi sale su un aereo e gira ancora, speriamo ancora per tantissimo tempo, liberamente. Vi ringrazio, sono stanchissimo, passo la parola a Caterina Cerroni. Grazie Mirko, innanzitutto per lo sforzo organizzativo. Non mi alzo, altrimenti non mi vedete più tra le foglie. Grazie per avermi invitato e soprattutto per aver creato un'occasione di dibattito, di confronto sull'Europa. Sono felicissima, in questi giorni vedo che in tante feste dell'unità si cerca di parlare della questione europea, della crisi fortissima dell'Unione Europea. Io la settimana scorsa ho partecipato all'apertura dei seminari di Ventotene, dei seminari che ospitano da oltre 35 anni ragazzi provenienti da tutta Europa che grazie all'impegno dell'Istituto Altiero Spinelli possono formarsi e comprendere in quella sede quale possa essere il loro impegno per costruire quella federazione europea che i confinati sull'isola di Ventotene hanno sognato al tempo della Seconda Guerra Mondiale. Lo dicevi tu con riferimento alla Brexit, l'esempio più eclatante della crisi europea. Ecco, sommando gli avvenimenti che hanno interessato negli ultimi mesi il nostro continente, sembra che sia veramente impossibile realizzare quel sogno firmato da Spinelli, Colorni, Rossi. Lo dicevi tu, ripeto, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea con le conseguenze assolutamente incerte che ne derivano sul piano economico e politico dei rapporti tra Unione Europea e Gran Bretagna, appunto. Penso anche alle elezioni in Austria, vinte dai Verdi per un pugno di voti e che si ripeteranno il prossimo 2 ottobre. In quella stessa data penso a un altro avvenimento, si terrà un referendum in Ungheria per l'approvazione del piano dell'Unione Europea di accoglienza dei migranti e purtroppo potrei andare avanti nel raccontarvi, come già sapete, dell'avanzata dei movimenti populisti di destra, penso non solo alla Lega Nord, anche all'UKIP in Gran Bretagna, alla Front National e purtroppo non solo di destra. Ecco, in questa fase di stallo e anzi forse peggio di disgregazione del progetto europeo, credo che sia possibile realizzare quei valori contenuti nel manifesto di Ventotene esclusivamente se si riconosce a quel documento, oltre al valore di sogno, il valore di progetto politico. Tutti gli avvenimenti di cui vi parlavo poc'anzi sono accomunati da una chiave di lettura che secondo me è quella della vittoria della paura. La sfida per vincere la paura comporta di avvalerci dell'unico strumento che abbiamo, che è proprio il partito nel quale militiamo, e cioè occorre lanciare alla paura una sfida della complessità per condividere formazione, conoscenze. Che cosa voglio dire? Mi riferisco ad esempio proprio alla Brexit. Oltre all'esempio della Brexit ce n'è un altro eclatante, che è la sospensione di Schengen da parte di alcuni paesi dell'Unione Europea. Ecco, per quanto riguarda la Brexit, un primo segnale della necessità di formazione è rappresentato dal fatto che la seconda ricerca più googlata dopo il referendum inglese è proprio che cos'è l'Unione Europea, e questo è un indice della consapevolezza con la quale gli elettori si sono recati alle urne. E mi riferisco non soltanto alla campagna sul fronte del Leave, ma anche a quella sul fronte del Remain, che è stata tutta incentrata sulla paura: la paura del collasso delle borse, la paura della contrazione degli scambi economici. Non c'è stata una spiegazione vera di quali erano i vantaggi che l'Unione Europea ha portato anche al Regno Unito, di quali erano le conquiste in termini di Stato sociale, in termini di diritti dei lavoratori, che derivavano anche dalla partecipazione al progetto europeo. E ancora, anche la sospensione di Schengen da parte di alcuni paesi europei è sintomo di una paura ancora peggiore, di una paura
Ancora più preoccupante, c'è una paura del diverso che ci invade, che non importa da che cosa fugga, ma viene a toglierci delle opportunità. Una paura che avevamo definitivamente superato dopo le guerre mondiali, proprio grazie al progetto di integrazione europea. E allora, quando dico che bisogna lanciare di fronte a questa paura che vediamo vincere in Europa una sfida della complessità, penso nel caso della Brexit, che non abbiamo insistito abbastanza sul fatto che, sul ribadire che all'Unione Europea, ai cittadini europei, importano di più le vite dei milioni di cittadini europei che vivono in Gran Bretagna e degli 1,3 milioni di britannici che si sono trasferiti in un altro paese europeo, più di qualsiasi collasso economico, più della contrazione degli scambi commerciali. Non abbiamo avuto il coraggio, come diceva Mirko, come Unione Europea, di immaginarci come stato federale, e in questo senso di avviare una riforma dell'Unione Europea che vogliamo diversa. Il prossimo 25 marzo si celebreranno i 60 anni dalla firma del Trattato di Roma. Credo che quella sia l'occasione per far venir meno una celebrazione soltanto retorica e lanciare veramente un processo di riforma delle istituzioni europee, con un rafforzamento in senso democratico della Commissione, con una riforma del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea che diventi una sorta di Senato delle Autonomie, in cui, come nel Parlamento Europeo, ci si divide sui temi di politica europea e non sugli interessi nazionali, come avviene al momento all'interno del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, dove sembra esserci un luogo ideale per affossare i provvedimenti che non raggiungono l'unanimità. E penso, dal punto di vista economico ma anche sociale, alla necessità di creazione di un tesoro unico dell'Eurozona che abbia un bilancio autonomo e che tramite questo bilancio autonomo vada a sostenere delle politiche di sviluppo. E poi penso al nostro impegno proprio per il tema delle migrazioni. Parlavo prima della sospensione dei trattati di Schengen, che dovrebbe avvenire in casi assolutamente eccezionali, emergenziali. E la necessità, l'urgenza che viene descritta dal Trattato di Schengen non mi sembra un rischio che esiste al momento, ma non ho visto neanche nessuno della nostra generazione scendere in piazza contro la sospensione di Schengen da parte di alcuni paesi europei. Il nostro impegno può essere per chiedere una riforma, una revisione del Trattato di Dublino, che prevede la responsabilità del paese di primo approdo, quindi dei paesi che sono frontiera, come proprio l'Italia, e una rivoluzione nel senso che il migrante che arriva sulle coste greche oppure in Sicilia debba fare domanda di asilo all'Unione Europea e non ad esempio all'Italia o alla Grecia. Penso a tanti esempi, molto in politica e molto anche nel Partito Democratico si cita Papa Francesco. Un esempio che si può citare è quello del corridoio umanitario sostenuto dalle chiese evangeliche e dalla comunità di Sant'Egidio per accogliere rifugiati siriani. Quello potrebbe essere un esempio da mettere a sistema, e soprattutto prendere a modello, a direttrice, quello che è il principio dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che prevede il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità anche sul tema dei flussi migratori. Io aggiungo un'ultima considerazione prima di chiudere e lasciare spazio agli altri ospiti. L'Europa incide moltissimo nelle nostre vite, non soltanto perché siamo la generazione Erasmus, perché andare a Zurigo ci costa meno che raggiungere la Sicilia, ma perché possiamo aspirare a politiche di sviluppo, di sostegno all'occupazione, come può essere Garanzia Giovani, che migliorino realmente le nostre condizioni di vita. Quando ero consigliere comunale ricordo proprio una guida dell'onorevole Paolucci che mi fu molto utile, un vademecum sui fondi europei. Ecco, il fatto che i fondi europei siano la vera risorsa per gli enti locali a fronte di una riduzione dei finanziamenti dei trasferimenti statali che aumenta di anno in anno, insieme alla considerazione che oltre il 70% dei provvedimenti che giungono alle Camere italiane, come negli altri paesi europei, sia di derivazione dell'Unione Europea,
ci deve far pensare e ci deve far convincere le persone fuori da noi che i sognatori di un mondo che non esiste non siamo noi, ma sono i nazionalisti che immaginano un mondo chiuso nei confini dei paesi nei quali vivono. Grazie Caterina. Massimo Palucci. Sì, grazie, buonasera. Io credo che insomma la Brexit, insomma questo disastro, noi dobbiamo guardarlo in faccia senza edulcorare la realtà. Si tratta di una botta terribile, di un passo indietro. La Gran Bretagna non è, tutti i paesi sono importanti, ma la Gran Bretagna non è un piccolo paese. Ed io penso che dobbiamo affrontare questa questione sapendo che la Brexit, come dire, è la punta di un iceberg di un malessere un po' più grande. E da questo punto di vista io sono un po' rude. E noi dobbiamo contrastare una doppia illusione. L'illusione che pensa che noi possiamo ripartire, possiamo farcela senza l'Europa, illusione clamorosa, e proverò ad argomentare questa tesi. Ma io credo che dobbiamo essere anche più netti col fatto che l'Europa così com'è non va bene, dobbiamo cambiarla. Cioè noi dobbiamo tenere tutti e due, diciamo così, le questioni ben presenti. Senza l'Europa non andiamo da nessuna parte, questa Europa è nettamente al di sotto di quello che serve. E se vogliamo salvare questa grande idea, cioè i paesi che stanno insieme, la prospettiva di un'Europa federale, dobbiamo batterci per cambiarla, perché altrimenti non è solo la Gran Bretagna, ci sono le elezioni in Francia con la Le Pen alle porte, c'è l'Austria, in Polonia hanno vinto i nazionalisti e vincono perché l'Europa dopo anni di sviluppo non è più in grado di dare risposte adeguate, e non è più in grado di dare risposte adeguate perché siamo in mezzo al guado. A chi dice Paolucci, ma tu ancora l'Europa? No, il problema è che abbiamo poca Europa, perché abbiamo la moneta unica e non abbiamo lo Stato unico, abbiamo la moneta unica, abbiamo politiche fiscali differenti, abbiamo la moneta unica e debiti dei singoli Stati nazionali che hanno interessi differenti e vengono affrontati in modo differente, abbiamo regole bancarie che non sono ancora comuni. Allora il tema non è tornare indietro, il tema è con realismo fare ulteriori passi, perché non funziona un'Europa in cui il Parlamento approva norme anche buone, poi arrivano i governi e i governi bloccano tutto. Questo è il problema. Adesso dico una cosa che insomma scontata, la dico giusto se qualcuno la conosce, cioè mentre il Parlamento italiano approva la Camera, approva il Senato e legge, nel Parlamento europeo la Commissione europea produce un atto. Questo atto viene esaminato dal Parlamento che produce modifiche. Dopodiché, quando il Parlamento l'ha approvato, c'è una cosa che si chiama trilogo, c'è una stanza dove c'è Juncker, un commissario, il Parlamento europeo e i governi nazionali, e devi concordare un testo. C'è un potere che è sbilanciato a favore degli Stati nazionali, il Parlamento ha poco peso. E quindi uno, c'è un problema gigantesco di unità politica, cioè che alla moneta deve corrispondere lo Stato e regole comuni. E poi c'è un tema che riguarda la politica economica. Cioè in questi decenni in Europa hanno vinto, si è affermata l'idea che il mercato potesse fare tutto da solo, che lo Stato non dovesse fare, che lo Stato non dovesse fare niente, che il mercato avrebbe risolto. E poi la storia ha preso una strana curva e in America è fallito proprio il simbolo di questa politica, cioè sono fallite le banche, perché l'economia di carta si è mangiata l'economia reale, e perché abbiamo avuto una politica che è quella pareggio di bilancio, austerità, quelle che Prodi chiama regole stupide, e abbiamo fatto l'esatto contrario, non di quello che hanno fatto diciamo l'armata russa, ma di quello che ha fatto
Obama in America, cioè Obama in America di fronte alla crisi, investimenti, lavoro, perché se crei lavoro, crei ricchezza, crei entrate e hai soldi per ridurre il deficit. Se invece, come dice Stiglitz, cioè, è una strana politica quella, diciamo così, che pensa di stringere il cappio intorno al collo del creditore. Se stringi il cappio, il creditore muore e i soldi non li hai più. E quindi unità politica e dall'altra parte cambio della politica economica. Questo significa due cose per le quali come socialisti ci battiamo in Europa. Primo, che i soldi per gli investimenti debbono essere scomputati dal debito pubblico degli stati nazionali, ci vogliono più, e non devono concorrere alla definizione, diciamo così, di quello che è l'equilibrio di bilancio. Secondo, che ci vuole più tempo per gli stati che hanno un debito per rientrare in questo debito. Cioè, qui nessuno teorizza che i debiti non vanno tolti, perché il debito è vero, è una tassa verso il futuro, buttiamo soldi in interessi, ma se io questi soldi non ce li ho e tutte le entrate fiscali le metto per togliere il debito, è come dire, è un'acqua che diventa sempre più poca e non ce la faccio a nuotare. E quindi i soldi per gli investimenti devono essere tolti a patto di stabilità, il debito pubblico va spalmato in più tempo, e poi ci vuole la tripla A, più attenzione per le politiche sociali e per le politiche del lavoro. Questo è il senso della battaglia che noi stiamo facendo in Europa, e questa battaglia la si deve fare certo cambiando i trattati, ma anche facendo tutto quello che è possibile fare a trattati attuali. Lo veniva ricordato prima, noi ci battiamo ad esempio perché ci sia un ministro dell'economia che abbia un suo portafoglio. Noi ci battiamo perché ci sia un esercito europeo, per cui, diciamo così, il controllo dei confini non stia in testa al singolo Stato, ma sia in testa all'Unione Europea. È possibile fare diversamente? È possibile che questi grandi problemi di un mondo che cambia li possiamo affrontare come singoli Stati nazionali? Io penso, e lo dico insomma, accuratamente, che di fronte ai dubbi di tanti verso l'Europa, di fronte alla rabbia dei tanti che non arrivano a fine mese e che non hanno un futuro per il proprio figlio, noi dobbiamo discutere con questi cittadini con meno saccenteria, dobbiamo saper dialogare perché esprimono problemi reali. E allora al cittadino che dice ma all'Europa, La prima cosa che io gli direi con calma è: ma avete visto gli inglesi, una potenza economica, il giorno dopo che hanno votato il referendum per uscire dall'Europa si sono fermati perché correvano il rischio di fare la fine della Grecia. E poi di quale problema, noi l'Italia che ha 2.000 miliardi di debito pubblico e che paga 100 miliardi agli anni di interessi, fuori dall'Europa, fuori dall'euro, questi interessi a quanto ammonterebbero? I mutui delle case per chi ha avuto la possibilità di avere una casa, a quanto salirebbero? E insomma, da qualunque punto di vista, insomma, noi ci lamentiamo giustamente per le politiche dell'immigrazione, ci lamentiamo giustamente, perché quello che fa l'Europa è poco, pochissimo. Ma immaginate affrontare la tragedia dei paesi del sud del mondo da soli, senza il poco che fa l'Europa, saremmo travolti, siamo lì e arrivano tutti quanti da noi. Oggi possiamo battere i pugni e avere un finanziamento, chiedere, fare un passo in avanti, saremmo soli contro tutti. Abbiamo discusso in Parlamento con Elena, abbiamo combattuto perché non fosse riconosciuto alla Cina lo status di mercato, che significava, se veniva riconosciuto, che i prodotti cinesi sarebbero arrivati in Italia senza i dazi che ci salvano per l'acciaio, ci salvano per la ceramica, ci sarebbe stata una concorrenza che ci avrebbe ammazzato. Questa roba l'abbiamo bloccata per come Europa. Se non c'era l'Europa, la Cina faceva gli accordi con i singoli paesi, e noi, nonostante tutte le capriole che stiamo facendo a Taranto, dovevamo andare di Taranto e spegnere definitivamente e chiudere le nostre industrie della ceramica. Abbiamo potuto farlo perché come unità europea, come Parlamento abbiamo votato, abbiamo costretto Juncker a rivedere questa cosa, e non è stata riconosciuta allo Stato, alla Cina, lo status di mercato. Tutta la storia delle politiche ambientali, pensate che si possono affrontare come singoli stati. Adesso sta sui giornali questa roba che
la Vestager ha fatto la multa all'Apple. Pensate alla battaglia con i colossi mondiali, con le grandi multinazionali da soli. Allora l'Europa è la condizione minima, è la condizione minima per avere un peso nel mondo, ma per avere un peso nel mondo non basta una moneta unica, ci vuole uno Stato, e quindi noi ci battiamo perché progressivamente ci sia sempre più potere al Parlamento europeo, e ci battiamo per una cosa democratica, e cioè che il governo che ha l'Unione Europea sia un governo democraticamente eletto. Noi abbiamo condotto una battaglia e in parte l'abbiamo vinta, per cui alle scorse elezioni europee i socialisti hanno indicato Schulz come presidente della Commissione, i popolari hanno indicato Juncker, quindi chi votava sapeva che votava anche per un presidente. Ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti, c'è bisogno che la Commissione, che deve diventare sempre di più il governo europeo, abbia una legittimazione democratica più forte. Dentro questo ci sono tante battaglie che quotidianamente facciamo per difendere la nostra terra, per difendere i nostri prodotti, per difendere gli interessi dell'Italia. Da questo punto di vista, chi viene al Parlamento europeo resta meravigliato del fatto che il clima nel Parlamento europeo è sicuramente socialisti conservatori, ma è molto sud e nord del paese, e poi ci sono gli stati nazionali. Io faccio solo due esempi e finisco. Io mi occupo in ambiente delle questioni, anche delle questioni della sicurezza alimentare. A proposito di inglesi, con Elena abbiamo condotto una battaglia che in parte abbiamo vinto, ma non c'è ancora il timbro. Voi sapete che, per una cosa complicata nella quale adesso non entriamo nel merito, c'è una roba che si chiama profili nutrizionali, che ha consentito agli inglesi di mettere su tutti i prodotti il semaforo. Se voi andate in un supermercato inglese o un negozio inglese, sui prodotti c'è il semaforo rosso verde. Se andate lì, l'olio nostro è il semaforo rosso, quindi vuol dire che è un prodotto che può far male alla salute. La nostra mozzarella ha un semaforo rosso, il nostro parmigiano ha un semaforo rosso, i nostri prosciutti hanno un semaforo rosso. Vi faccio questo esempio concreto perché interpretando una norma che definisce la quantità di sale, di grassi, di zucchero che deve stare in un prodotto, il singolo prodotto che ha una quantità di sale in più, in inglese ci mettono il semaforo rosso. Noi abbiamo contestato questa cosa dicendo che l'equilibrio della dieta non è il singolo prodotto, ma è la quantità delle cose che mangio. Posso mangiare 60 grammi di prosciutto e c'ho un po' di sale in più nel prosciutto, ma poi l'equilibrio della dieta devo trovarlo. Questo significa, dal punto di vista dei danni, non so, per la nostra cioccolata che meno 15% le esportazioni, significa per le nostre mozzarelle che non le comprano. Ecco, anche questa partita qui noi abbiamo avuto una botta, adesso stiamo, come dire, pareggiando e andando avanti, ma possiamo farla perché c'è un Parlamento dove puoi far valere le proprie idee. Senza questo Parlamento, in cui puoi costringere un altro Stato a venire a regole comuni, è la regola del più forte tra mille difficoltà. Adesso Elena potrà fare tanti esempi, ma lo stesso vale per l'agricoltura. Il mercato unico dell'energia, che lo fa ogni singolo Stato da solo, e come competiamo con i colossi che stanno venendo dal sud del mondo? Cioè, sarebbe una lotta impari. Ecco, questa è secondo me l'impostazione che noi dobbiamo avere come Partito Democratico, e voglio dirlo qui, e voi sapete che io non sono mai molto tenero nei confronti del PD. Noi sulle questioni della politica europea ci stiamo muovendo con una base che è largamente condivisa. Renzi ha fatto molto bene a fare quello che ha fatto a Ventotene, e ci stiamo muovendo sulla base di dire sì all'Europa, questa Europa deve cambiare. E deve cambiare presto, perché altrimenti le altre elezioni sono alla porta. E ha ragione Mirko, noi corriamo il rischio che la vittoria del sì al referendum inglese possa avere un effetto emulativo. Finisco dicendo, l'ho detto a Mirko prima, lo dico qui pubblicamente, io penso che questi dovrebbero essere gli argomenti dei quali discutiamo di più come Partito Democratico. La storia della politica europea non è una roba dei parlamentari europei o di una povera, tra virgolette, responsabile dei giovani democratici delle politiche europee. È il tema fondamentale sul quale dobbiamo concentrare l'iniziativa del partito.
dobbiamo concentrare inserire il partito, perché poi noi facciamo adesso, c'è tutta la discussione sulla riforma costituzionale e non dico una parola neanche sotto tortura, ma il 70% delle norme di cui si discute nel Parlamento nazionale sono norme che noi approviamo nel Parlamento, sono ratifiche di norme che noi approviamo, forse anche di più, mi dice Elena. E allora io credo che questo debba essere un tema centrale, credo che ci sia bisogno di maggiore coordinamento tra parlamentari nazionali e parlamentari europei. Si tratta di fare il buon lavoro che abbiamo fatto qui col partito, con il Presidente della Regione, ad esempio sulla macroregione, una battaglia che abbiamo fatto insieme, abbiamo presentato l'emendamento, tutti quanti ci pigliamo in giro che non sarebbe mai passato, poi è passato a larga maggioranza, e quella che era una roba per la quale ci battiamo da 20 anni, cioè, sì, è quello per cui ci battiamo da 20 anni, cioè che questa maledetta dorsale adriatica sia unica e collegata e non si fermi a Ravenna, non è ancora, come dire, legge, ma c'è un atto del Parlamento europeo che dice che bisogna andare in questa direzione. Quindi battaglia per cambiare l'Europa, però anche critica ragionata a chi dice no, si può fare senza l'Europa. Con questa Europa facciamo fatica ad andare avanti, ma senza Europa non facciamo neanche un passo in avanti. Grazie Massimo, intanto il Presidente D'Alfonso in arrivo e passo la parola ad Elena Gentile. Grazie Mirko, grazie a tutti voi, alle ragazze e ragazzi dei Giovani Democratici d'Abruzzo per avermi dato la possibilità di vivere questa bella ed emozionante esperienza, quella di appunto riconnettersi con un pezzo di opinione pubblica certamente interessata al tema, ma sicuramente altrettanto interessata a capire oggi non solo a che cosa serve l'Europa, ma come questo partito o la politica più in generale può per davvero incidere sulla rigenerazione di una cultura socialista e riformista in Europa. Tocco questo punto perché è assolutamente importante, partendo oggi, come dire, dallo scontro in atto tra chi è convinto sempre di più che l'antipolitica possa essere come dire, la soluzione, diciamo, a tutti i mali, e chi invece come noi pensa che il primato della politica debba essere oggi ancora di più confermato e rilanciato nel paese, ma soprattutto in Europa, dove, l'avete detto splendidamente, non voglio tornare sul tema, viviamo, come dire, in un'atmosfera surreale, stati membri che, come dire, sono nelle dinamiche della politica e degli aiuti, che in Parlamento giocano un'altra partita, no? Quella finalizzata a demolire questo grande sogno, che è un grande sogno ma deve ogni giorno di più diventare vero, concreto, e quindi, come dire, a sfilare quella tela che noi giornalmente tessiamo e poi all'indomani ci troviamo, no? Veniamo colti, come dire, nella disperazione, no? Svanita. Il tema dell'immigrazione, i profughi, i richiedenti asilo, abbiamo occupato l'80% del tempo del nostro lavoro in commissione, in Parlamento, dalle prime grandi emergenze, dalle prime grandi tragedie, facendo una fatica inenarrabile per far passare idee semplici che sono nel nostro patrimonio culturale, che sono nel nostro DNA politico. Come oggi è possibile essere indifferenti rispetto a una domanda di pace, di solidarietà, di giustizia sociale? Come oggi è possibile negare il diritto ad una donna, ad un uomo, ad un bambino di costruire il proprio progetto di vita in un luogo dove, come dire, si ritrovano, no, gli elementi fondanti della convivenza civile? Come oggi è possibile vincere questa sfida, che è molto più grande di noi, dentro un Parlamento dove i nazionalismi, le spinte xenofobe, razziste sono, diciamo, il pane quotidiano per chi si cimenta su un livello di discussione molto difficile e molto articolato? E per oltre un anno
anno, vero Massimo? In Parlamento, nelle commissioni, abbiamo cercato di far passare, come dire, l'idea che questa Europa è inadeguata rispetto alla accelerazione che nel mondo abbiamo registrato e continuiamo a registrare su molti temi. Massimo toccava il tema dell'ambiente, no? Della sicurezza della vita delle persone, del benessere, della qualità della vita delle persone. Io, come dire, vi restituisco la mia amarezza e per certi versi la mia rabbia rispetto ad un'istituzione come quella europea che non può, perché è vincolata a quei trattati che sono straordinari nell'impianto, ma che sono collocati in un tempo che oggi, come dire, non regge più la spinta, la domanda forte di lavoro, di qualità del lavoro che viene, come dire, da ogni angolo d'Europa. Noi non possiamo, come dire, promuovere politiche vere, politiche attive per il lavoro, perché i trattati non attribuiscono alle istituzioni parlamentari una responsabilità in questo campo. Allora, la garanzia giovani, qualcuno l'ha evocato, è un pannicello caldo, peraltro non so, diciamo, l'esperienza abruzzese, ma avremo modo di parlarne, perché su questo, diciamo, essendo questo uno dei temi trattati nella commissione lavoro, dobbiamo anche verificare qual è stato l'impatto sui territori di questa scelta. Come, diciamo, garanzia giovani è riuscita a raggiungere l'obiettivo, oppure, come dire, mostra oggi molti limiti e molte contraddizioni. E questo ragionamento, scusate se divago, fa il paio, diciamo, anche con la valutazione sul Jobs Act. Oggi pare che il governo abbia deciso di, come dire, di modificare le sue politiche, no? Sui temi dello sviluppo e della crescita. Il Jobs Act da solo, al netto, diciamo, della valutazione che ciascuno di noi può fare, che può essere positiva, può essere meno positiva, può avanzare delle critiche, ma non poteva reggere l'impatto, diciamo, no, dei numeri drammatici della disoccupazione e della inoccupazione, soprattutto giovanile, senza una visione, senza un piano di sviluppo, senza una nuova idea di piano industriale. Ecco perché è importante che oggi il Partito Democratico in Europa, dentro la grande famiglia dei socialisti democratici, ponga temi rilevanti rispetto alla vita quotidiana delle persone. Noi possiamo discutere di Brexit, possiamo discutere di moltissimi altri temi, ma il messaggio che, come dire, siamo obbligati a trasferire il messaggio di un'Europa che deve cambiare, che è necessaria, che è utile, che è indispensabile, ma deve cambiare perché deve finalmente guardare in faccia gli uomini e le donne di questo continente. Allora, possiamo accontentarci dei grandi programmi Erasmus, possiamo dire che Garanzia Giovani è stata una grande innovazione. Io penso che questo non basti a riconnettere la politica con la domanda che viene soprattutto dalle giovani generazioni. Allora, questi trattati bisogna cambiarli, dobbiamo cominciare, Massimo, ad alzare la voce su questi temi, dobbiamo convincere le istituzioni che è vero, sono, come dire, irrigidite in una visione, no, di Europa che ormai è sorpassata, che ormai, come dire, possiamo affidare ai libri di storia. Un'Europa che per davvero comincia a dire quale idea di sviluppo sostenibile e, io aggiungo, inclusivo dobbiamo costruire in un continente dove gli stati membri siano vincolati, no, ad assecondare le scelte e a declinarle sui propri territori. Come cambia la politica dello sviluppo? Come possiamo, come dire, anche guardare alla storia di questi territori, anche a quello che noi siamo stati, per immaginare un'idea di sviluppo che appunto parta dalla storia però guardi al futuro. Dico questo mentre saluto il presidente di questa regione che ci raggiunge, faccio io anche, diciamo, la Raffaella Carrà della situazione.
Perché, come dire, nei miei sogni, perché nonostante l'età sogno anch'io, no? Quindi diciamo, questi sono i fan che ti porti dietro, no? Allora, la prossima volta vengo con i cerignolani, così facciamo un bel incontro tra tifoserie. Dicevo, come ripensare, no? Allo sviluppo dei territori, ripartendo dalla storia, proponendo modelli appunto di crescita in Europa che siano effettivamente declinabili, no? Rispetto alla nostra cultura e anche rispetto alle nostre tradizioni. Allora voglio dire che l'Europa deve anche, diciamo, guardare con attenzione, no? Le storie dei territori. Lo diceva Massimo, molti erano rassegnati all'idea che questa visione della macroregione adriatica non dovesse prendere corpo e dare un senso, una prospettiva e io aggiungo un'anima all'idea di futuro del sud, diciamo, di questo continente. E ci siamo, come dire, impegnati, no? Abbiamo fatto un po' di, diciamo, di lobby tra parlamentari. Apro e chiudo una parentesi, li abbiamo anche un po' fregati perché erano due gli emendamenti, poi hanno sbagliato, hanno votato quello giusto e quindi oggi possiamo dire che quel tassello è stato posizionato al punto giusto, perché lo sviluppo non si può fermare a Ravenna. Lo sviluppo non può terminare, diciamo, in un'area della regione, del paese, che per mille motivi è stata in qualche maniera, no, privilegiata rispetto al sud. Il tema è sempre quello del mezzogiorno, come il mezzogiorno oggi pone una domanda di riequilibrio delle attenzioni nelle scelte politiche, partendo da quelle che interessano la vita quotidiana di migliaia di imprese, di migliaia di lavoratori. Penso alla PAC che è stata pensata e costruita sugli interessi degli stati membri del nord Europa, così non può più funzionare. E parlo della PAC, potrei parlare della pesca, potrei parlare di mille altri spunti che sono per noi necessari per riconnetterci con l'opinione pubblica e per far capire che oggi serve più politica e serve più partito dentro, diciamo, un quadro di discussione, di confronto che inevitabilmente scivola, no? Sull'antipolitica, sul populismo e su quello che sta distruggendo anche la vita democratica delle istituzioni. Allora, questa delegazione, mi permetto di dirlo, è una delegazione, come dire, che si nutre di tante esperienze. Siamo quasi tutti reduci da esperienze amministrative, quindi abbiamo affrontato, no, quell'impegno istituzionale portando nella nostra valigia tanti anni, diciamo, di lavoro sul territorio tra le persone. Non ci sono più cantanti, non ci sono più attrici, ci sono un paio di giornalisti, ma penso che abbiano smesso di fare i giornalisti. Non ci abbiamo calciatori, mi pare, no, ecco, i cittadini finalmente, i nostri elettori hanno deciso di premiare, come dire, no, persone delle istituzioni, dei partiti che avevano però una storia, una competenza, la capacità di guardare al futuro, e questo nostro grande patrimonio deve servire a, come dire, a migliorare anche la performance dell'intera famiglia socialista e democratica del Parlamento. Noi stiamo attraversando, inutile nasconderlo Massimo, un periodo di caduta, no, della capacità di essere sulle questioni, che non è del Partito Democratico. Renzi, diciamo, ha fatto in questi mesi un grande lavoro per l'Italia, sicuramente affrontando alcune questioni nodali, no? Il patto di stabilità, la flessibilità utile e necessaria per la crescita, ma serve, come dire, ecco, una visione, no, culturale differente, che in questi anni la famiglia socialista in qualche maniera ha smarrito. Allora, un grande partito democratico dentro
un'assemblea che è giusto pretenda di essere, come dire, di avere un ruolo differente, di essere più autorevole. Quella macchina è troppo farraginosa, troppo complicata. La prima grande riforma che noi dovremmo chiedere e continuare a chiedere anche a Renzi è quella della semplificazione. È quella, come dire, che accorcia le distanze tra il cittadino e la burocrazia e l'amministrazione. Ecco, Bruxelles invece è esattamente il contrario, no? Vincoli, passaggi, tempi lunghissimi. Il tempo non è una variabile occasionale, il tempo è, come dire, è la vita delle comunità. E allora un grande sforzo che dobbiamo mettere in campo, Brexit o non Brexit, posso dirlo con una battuta, gli inglesi non hanno capito niente, diciamo, di quello che stavano facendo, mettendo la croce, no, sul no, lo hanno capito in ritardo, adesso diluiscono i tempi, ma settembre, probabilmente novembre, forse l'anno prossimo, dicembre, come dire, hanno capito che, diciamo, la scelta è stata certamente non delle migliori rispetto al loro futuro. Certo, vivono ancora, diciamo, nella cultura del colonialismo, della grande potenza. Oggi dobbiamo fare i conti con altre grandi potenze, e per fare i conti con le altre grandi potenze bisogna mettere in campo oggi un'idea nuova, come dire, che contrasti, scusate la parola forse un po' forte, ma diciamo, viene di dirla, che contrasti il capitalismo emergente, che è quello di Google, che è quello delle multinazionali, che è quello delle grandi multinazionali, no, che fanno e-commerce, spegnendo così di fatto migliaia e migliaia di piccole attività. E questo ci riguarda da vicino, le nostre città diventerebbero, come dire, no, solo grandi dormitori se venisse meno, diciamo, ecco, l'attività privata, la piccola attività privata. Quale idea, no, diciamo, per esempio, di unione fiscale mettere in campo? La famiglia Agnelli ci ha lasciato, diciamo, oggi, come dire, i social e i giornali ci annunciano che hanno deciso di traslocare in Olanda. Certamente non perché, come dire, siano molto appassionati di tulipani o di altro, ma perché evidentemente c'è, come dire, no, un vantaggio incredibile dal punto di vista fiscale. Ma questa non è Europa, no? Se stiamo insieme dobbiamo tutti pagare le tasse dove produciamo, tutti pretendere, no, che ci siano politiche riproponibili alla stessa maniera degli stati membri, in tutti gli stati membri, partendo dalle politiche del lavoro, partendo dalle politiche a sostegno della piccola e media impresa, parlando di questo Stato sociale europeo che, come dire, vive una situazione di disequilibrio e di sperequazione sempre tra il nord dell'Europa e il sud dell'Europa. Allora, se questa deve essere, come dire, no, la nostra missione, ma quando dico nostra dico la missione del partito e anche, come dire, di una nuova connessione, mi auguro sempre più vivace e utile, tra delegazione dei parlamentari europei e parlamentari italiani. Noi dobbiamo, come dire, ecco, costruire insieme una visione che interessi non solo il paese, ma il sud d'Europa, con un occhio ai Balcani e con un occhio, come dire, al Nord Africa. Penso che questo sia un grande tema politico dentro una nuova suggestione, quella che restituisce protagonismo e diritto di parola ai cittadini e che può continuare ad immaginare un continente ed un paese che abbia per davvero nuove opportunità e nuove chance. Schiacciato com'è tra i grandi colossi, penso che riguardando alle persone, ad una nuova agenda dei diritti, alla declinazione delle nostre parole d'ordine, no, che sono appunto diritti, dignità, pari opportunità, giustizia sociale, possiamo fare la differenza. Con la Cina, e abbiamo fatto bene a dire no,
a quella scelta che avrebbe avuto implicazioni non solo dal punto di vista economico e dell'impresa, no? Ma avrebbe legittimato un modo e un mondo di sfruttamento dei lavoratori che noi non possiamo accettare e non potremo mai consentire. E d'altra parte abbiamo anche rallentato, quel ragionamento si farebbe comunque più complicato e più complesso e voglio smetterla subito, abbiamo anche rallentato ponendo dubbi, ponendo perplessità sulla definizione del TTIP, il grande trattato, no? Che per alcuni versi può aprire spazi di mercato interessanti, per altri versi può, per l'Europa, ma soprattutto per il nostro paese, costituire un attacco al suo sistema di impresa e ai livelli di sicurezza e di qualità del lavoro che per noi sono, posso dire, sono il Vangelo. E allora gli affari vanno bene, l'economia per carità. Però ecco, salvaguardiamo sempre e comunque la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Penso che questo, un partito come il nostro, no? Debba porselo come obiettivo prioritario. Il resto può venire, e può venire anche in maniera evidente, ma dobbiamo mettere i puntini, i paletti chiari. Non svendiamo la nostra storia, la nostra cultura, no? Per qualche milione di euro in più, diciamo, sulla bilancia dell'export. Grazie. Grazie mille, Elena.